Buongiorno a tutti ragazzi, eccovi qua il perditempo con un nuovo video. Oggi Santo Stefano, ma nonostante sia una giornata di festa ci si dà da fare lo stesso. Poi, da fare mettiamolo tra virgolette. Comunque, sono qua per portarvi il video Voltraug, la continuazione dei precedenti video, quindi la missione che viene dopo quella del Onryoki. Magnifico. Scena bellissima. Che cosa c'entra questo gatto con il gioco? Perché? Bene, dopo questo interessante monologo possiamo iniziare. Sì, va bene. Finisci di parlarmi. Ok. Bene, mi sono rivestito perché non mi sembrava il caso di iniziare una missione da nudo, soprattutto perché mi serve più difesa per questi piccoli nemici con la spada. Di solito mi spoglio solo quando affronto i boss. Allora, uno. Dai, perché non è morto? Uno, come dicevamo. L'altro con l'ascia è andato a incastrarsi nel muro, non si sa perché. E due. Bene, bene, ragazzi. Allora, guardiamoci un attimo intorno. Di lì trovate soltanto oggetti e comunque cose futili, ovvero non la strada per continuare la missione. Questa è la strada giusta. Ma che... Il nemico più debole della missione è riuscito a colpirmi due volte. Ma cadi, va. Poi, complimenti ai creatori per il realismo. Si vedono i piedi dei nemici sollevati da terra di un metro prima che cadano. La mia precisione è ottima. Dai, non c'è il 2 senza il 3, dicono sempre. Bene così. Ma quanti siete, ragazzi? Bene. Logicamente nel momento in cui cado a terra lui sceglie di risparmiarmi. E va bene così. Di sicuro non mi oppongo alla bontà d'animo dei miei nemici. Purtroppo per loro io non la penso nello stesso modo. Cioè, questo gli faccio saltare la testa allegramente. È bello vedere le teste saltare. Lo faccio anche sul secondo. No, forse è meglio evitare. Perché sprecare munizioni? Tanto è da solo. Che bello lanciare il peso nella schiena dei nemici mentre non se lo aspettano. Bene, qua, come al solito, se volete rompere le casse, in questa missione si trovano un bel po' di frecce, se non sbaglio. Però, appunto, sono sempre cose superflue che potete lasciare perdere. Sappiamo molto bene che l'obiettivo della missione è soltanto fare un breve percorso che ci porterà o al checkpoint successivo o comunque
al successivo obiettivo e nient'altro. Tutto il resto è una perdita di tempo. Un po' come lo scontro con questo. Perché, mannaggia, lui con la lancia mi incute un timore che non mi incuterà più. Muori. Invece me lo incute. Perché? Dai. Deve smetterla di schivare. Io devo smettere di esaurire il ki in questa velocità, perché non ce la faccio più a vivere così. Oh. Bene ragazzi, scusate il contrattempo. So di averci messo davvero davvero troppo, ma non riuscivo ad ucciderlo. Non so che cosa dirvi. Allora, qua. Ah, ecco, qua nel mio video non compare, perché quella parte l'ho già tolta. Ma semplicemente bisogna vedersela con il nemico dietro questo muro. Io in realtà non so se ho fatto davvero bene a provocarlo come ho appena fatto, perché probabilmente se mi fossi inchinato lui avrebbe lasciato correre e mi avrebbe fatto passare. O almeno spesso per gli yokai a forma di muro, per così dire, la soluzione è questa. Però se avete voglia di combattere, attaccatelo come ho fatto io. È un po' lacrimoso lo scontro, nel senso che, come vedete, lui continua a lanciare quelle merda di pietre e è davvero difficile schivarle. L'unico modo è rimanere qua nascosti, ma poi sparare un colpo ogni tanto lo scontro diventa davvero troppo lungo e fastidioso. Quindi, se avete abbastanza elisir, vi consiglio piuttosto di farvi colpire un po' più volte e per ucciderlo più in fretta, nel senso che mentre lui vi colpisce anche voi riuscite a farlo, quindi almeno ve ne liberate in fretta. La soluzione fondamentale e più efficace è fargli esaurire il vigore, in modo che non vi lancerà pietre e gli toglierete di più quei sassi. Comunque, scusatemi, anche qua c'è stato un piccolo editing video e quindi riparto da poco più indietro. Ma la strada dietro a cui c'era lo yokai che ho appena ucciso è quella qua dietro, la mia, questa, praticamente. Quindi dovremo fare questa strada. Io, anche se non ci troverò niente, i bauli li apro, vediamo. Infatti, proprio come dicevo, abbiamo questo nemico da affrontare, come ha fatto a vedermi lo sa solo lui. Aspettiamo. Eccoci qua. Cioè, ho avuto 20 minuti di tempo per prepararmi e sono riuscito a farmi colpire lo stesso. Vabbè. Un'intelligenza artificiale più stupida. Non lo so. Più stupida dei fascisti. E riesce anche a colpire. Bene. La mia autostima ne risentirà sicuramente. Bene, questo cattivone vi dà le chiavi per aprire varie porte. Sinceramente non so quali siano queste porte. O sono porte più indietro in cui si possono trovare dei tesori, oppure non vi saprei proprio dire. Perché dal video, da quello che mi ricordo comunque, non ci sono porte da aprire in questo schema. Ciao a te. Bene ragazzi, qua direi che siamo abbastanza tranquilli, nel senso che si trova quel nemico ogni tanto e non è per niente faticoso. Basta comunque utilizzare un attimo la nostra strategia e attirarli verso di noi uno alla volta, così lo scontro diventa molto più semplice. Anche perché per me è davvero triste morire quando affronto dei poveri uomini senza significarlo. Non so per voi, ma io preferisco sempre evitare di morire contro gli uomini. Certo, anche contro gli yokai preferirei evitarlo, ma lì mi concedo qualcosa in più e chiudo un occhio, essendo nemici più forti. Allora, di qua. Ah no, di qua è il giro da prima. La fusa rigama. Bene, bene. Andiamo giù. Allora ragazzi, ve lo dico subito, prima che mi dimentico di dirvelo, o prima che voi non lo ascoltiate.
diciamo, quello che sembra l'oggetto a forma di cassaforte che c'era dietro a questo nemico, quello illuminato che c'è qua alla mia destra. Adesso, se non ci sono nemici, vi faccio vedere. Va attivato, proprio questo. Va attivato in modo che attivi una piattaforma. Adesso vi starete chiedendo che cosa è successo. No, non sono folle, è giusto per farvi vedere che cosa attiva. Vi attiverà questa piattaforma in modo che quando arriverete nel punto in cui c'era il nemico con la doppia katana, potrete scendere di qua senza rifarvi ogni volta il giro. Cosa molto comoda. Un consiglio: se avete qualche munizione, usatela per uccidere dall'alto i nemici. Almeno vi liberate un po' la zona di sotto, perché se non ne uccidete almeno uno, a mio parere iniziano a diventare un po' troppi e diventa più difficile di quello che dovrebbe essere questo pezzo. Comunque, dopo questo con l'ascia, aia, ho sentito il suono di qualcuno che sta arrivando, ma era un'allucinazione perché non arriva nessuno. Bene così. Orca. Madonna, gli infarti. Io ti ucciderò. Beh, abbiamo scoperto almeno che non ho le allucinazioni, ma il rumore che avevo sentito era reale. Comunque, procediamo allo sterminio di questo infame. Sì, sì, vai. Perché devono rimanere con uno di vita? Perché? Ecco, non potevi morire prima? Dio santo. Bene, recuperiamo il nostro spirito. Qua, cosa molto utile per ristabilire la salute, c'è la sorgente termale. Quindi, come nel mio caso, se vi serve, usatela. Oltre a ridarvi tutta la vita, vi permette anche di continuare a guadagnare punti salute. Quindi adesso, se nei prossimi combattimenti perderete vita, riuscirete comunque a recuperarne un po'. Allora, qui c'è un nemico da solo, spero che non ci siano altri a farmi agguati. Vabbè. La mia abilità a combattere nei corridoi è pari alla retorica di un negro, più o meno. No, scusatemi, se qualche persona di colore mi sta seguendo, sappiate che stavo scherzando. Era solo per fare battute un po' immorali. Come mio solito, alla fine questa vita è fatta per godercela e per riderne, non per prenderla troppo seriamente. A mio parere, poi ognuno la pensa come vuole. Bene, se mi ricordo bene, vi avviso che potete già festeggiare, perché qua siamo praticamente arrivati verso la fine. Nel senso che tra poco ci sarà già il checkpoint e niente, potremo rilassarci un attimino. Allora, io perdo un po' di tempo, ma voglio prendere tutto quello che vedo, solo quello che vedo, perché sicuramente non mi metto a cercare anche le cose in più. Questo Kodama non serve assolutamente a nulla, un po' come tutti gli altri secondo me, ma se vi interessa lo potete trovare qui. Adesso andiamo di qua. Esatto, come vi dicevo. I pipistrelli di solito hanno paura. Anzi, di solito non hanno paura, ma in questo caso c'è qualcosa a spaventarli. Sarà un mostro? Sarà uno yokai cattivo? Ma chi lo sa? Ironia, portami via. Allora, vi avviso che qua, come vedrete se ci state giocando, c'erano molti molti più nemici da affrontare. Nel senso che questi sono i classici piccoli yokai che tornano ogni volta che morite. Però qua avevamo prima uno yokai demone, diciamo, con le corna, e subito dopo uno scheletro gigante da affrontare. Dopo che li avrete affrontati, non preoccupatevi che non torneranno. Successivamente la strada più veloce e breve è questa. Sì, questa. Sì, è esattamente questa. Allora, vi preannuncio uno spiacevole avvenimento. Io ho riprovato questa missione più volte. Eppure, non mi ero mai, e dico mai, accorto che in questa zona c'era un punto di salvataggio. Quindi, nel caso a voi interessasse non dovervi rifare ogni volta la strada, cosa che
è abbastanza comoda secondo me, dovrete semplicemente da questa parte scendere di qua a sinistra. Dopo aver ucciso lo yokai ci sarà un punto in cui potrete salvare. A me non interessa e quindi proseguo. Scendo da questa parte. Per voi, se passerete dall'altra in cui c'è il punto di salvataggio, sarà più o meno lo stesso. Nel senso che una volta arrivati alla parte dopo questa in cui sto affrontando questo demone, più o meno capirete che dovrete attraversare tutto l'immenso piazzale, se così si può dire, comunque tutta questa grotta da là in fondo. Quindi voi arriverete dalla sinistra, guardando di qua arriverete dalla sinistra e dovrete andare dritti e poi a sinistra. Io invece, arrivando comunque più o meno da metà strada rispetto a quella che farete voi col punto di salvataggio, dovrò soltanto andare dritto di qua. Dritto di qua, sappiate che non l'ho messo perché purtroppo non sono più riuscito a trovare quella parte, ma qua c'era un ciclope da affrontare e non potrete passare se non lo affronterete, a meno che non lo farete comparire e poi cercherete di seminarlo. Però a titolo informativo sappiate che ci sarà un ciclope da affrontare quasi per forza per arrivare qui. Eccoci al boss, come immaginavo. Vediamo. Non mi trasmette molta serenità, Vedere questi cadaveri non è assolutamente bello. Ma cosa sta facendo? Si riproduce con i suoi cadaveri. Allegria. Allora, questo nemico di suo è sicuramente più debole, nel senso, se mi ricordo bene, comunque ha meno difesa rispetto a quello di prima, ovvero Onryoki. Però è sicuramente più veloce e più infame. Mannaggia a te, mannaggia a te. Riproviamo. Mi sono spogliato, non so se l'avete notato, ma quando un nemico è troppo forte io mi devo spogliare per fargli percepire la durezza del mio spirito. Allora, diciamo che se schivate questi suoi scatti in cui vi corre incontro ad ali aperte per tagliarvi e le sue palle paralizzanti, è veramente una sega, perché come vedete cerca di farvi una combo di attacchi che sinceramente è lenta e la lascia anche molto scoperta. Quindi io vi consiglio di approfittarmene e, se avrete lo spirito carico, approfittatene, soprattutto quando esaurisce il vigore. Madonna, che orgasmo vedere queste cose. Non so a voi, ma a me piace sempre troppo vedere la vita dei nemici scendere così velocemente. Sì, altri uomini, bene. Brava, brava. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Vi saluto. E se vi va, ci vedremo al prossimo video che uscirà nei prossimi giorni. Ciao ancora.